Ecco la villa di Augusto a Somma Vesuviana. La villa fu scoperta negli anni 30 da Matteo della Corte, il quale avviò una sommaria analisi delle strutture murarie, collegandole all'eruzione del 79 d.C. Le ricerche portarono a far credere che quella potesse essere la villa dove Augusto spirò. Le fonti antiche, tra le quali Tacito, affermano che la morte del Princeps sia avvenuta proprio in territorio nolano. La mancanza di mezzi necessari per portare avanti gli studi e la partecipazione dell'Italia alla Seconda Guerra Mondiale provocarono l'abbandono del sito, il cui scavo è stato poi ripreso nel 2002. La superficie finora scavata è di 2000 metri quadri, ma gli studi fanno pensare che probabilmente questa è solo una parte del complesso intero. La villa si sviluppa per terrazze e simile modello lo ritroviamo nei siti scavati lungo la fascia costiera. La prima eruzione, risalente al 472, copre il sito per due terzi, mentre la seconda, nel 512, copre la sommità delle strutture ancora illesa. Il sito ha portato alla luce sei ambienti inizialmente destinati ad uso domestico e, nell'ultima fase di vita, adibiti ad uso produttivo soggetti a spoliazioni. L'ambiente centrale è diviso in due settori. Il primo è organizzato ad esedra, nel cui muro centrale è presente un portale che conserva la decorazione in stucco dipinto. Nel timpano spiccano raffigurazioni riconducibili al rito dionisiaco, quali la cesta mistica, il cantaro e la siringa con annessi tralci d'uva. La struttura d'archi, che divide l'ambiente, doveva essere costituita da quattro grandi arcate. Il secondo settore individua un'area, la cui parete di fondo si apre in un'abside che presenta un tiasos marino con raffigurazioni risalenti alla fine del secondo e la metà del terzo secolo, rappresentanti Nereidi e Tritoni, tra cui la figura di Palemone. L'area, inoltre, si apre in tre nicchie. In una è stata rinvenuta una statua femminile Peprofora, mentre in un'altra una scultura in frammenti di Dioniso. La Peploforos è stata seppellita fino al bacino a seguito dell'eruzione del 472 ed infine ricoperta completamente da quella del 512. La statua è in marmo bianco di Paro e manca delle parti terminali degli arti superiori ed inferiori. Ciò, in mancanza di oggetti o attributi, non ne permette una concreta identificazione, ma i fori presenti sul capo lasciano immaginare la presenza di un diadema o fiori, segni riconducibili ad una divinità o un offerente collegata a Dioniso. Il peplo, il cui colore doveva essere viola o glicine, passa sopra la clavicola destra scivolando lungo il braccio sinistro e lasciando così la spalla nuda. Della statua di Dioniso furono trovati inizialmente solo frammenti, in quanto la scultura era caduta dalla nicchia durante l'eruzione del 472. È in marmo bianco di Paro e rappresenta, appunto, Dioniso giovane, il quale stringe un cucciolo di pantera che spalanca la bocca verso il dio stesso. Non si hanno riscontri nell'iconografia classica di associazione della pantera con la divinità, ma lo stile può essere ricondotto ad una scuola prassitelica. Inoltre è presente il tratto distintivo di Dioniso, un grappolo d'uva che fuoriesce dal mantello. La villa di Pollena. Nel 2004 è stato avviato un progetto multidisciplinare denominato Apolline, il cui obiettivo era l'analisi e la ricerca delle evidenze archeologiche, prendendo come esempio il comune di Pollena Trocchia per lo studio dell'area nord-vesuviana. Il progetto si è sviluppato in tre fasi. Nella prima, gli studiosi hanno analizzato le notizie riguardanti la zona a nord del Vesuvio. Nella seconda, sono state esaminate le fonti d'archivio che citano l'area di Pollena Trocchia. Ed infine è stata effettuata una ricognizione del territorio, con la conseguenza e scelta della località Masseria di Carolis. Il sito è stato scoperto nel febbraio del 1988
durante la realizzazione di un cavo per l'estrazione di materiale pozzolanico. Fu chiamato l'allora funzionario, Mario Pagano, il quale fornì la documentazione fotografica delle strutture scoperte che presentano, tuttavia, le rigature inflitte dalla pala meccanica. Pagano data il sito al II secolo d.C. e identifica il sito con un parzialmente recuperato nel 1749, dal quale furono prelevati 18.000 mattoni, impiegati poi per la costruzione del Teatro San Carlo. Nei 20 anni successivi il sito fu sommerso dai rifiuti edili che lo ricoprirono completamente e fu adibito a discarica abusiva. Dal 2006 sono stati ripresi i lavori per portare il sito alla luce. Le strutture murarie poggiano sulle ceneri dell'eruzione vesuviana del 79 d.C. e sono interrate per circa 2/3 dai depositi vulcanici della successiva eruzione del 472, chiamata di Pollena, le cui ceneri giunsero perfino a Costantinopoli ed infine da altro materiale risalente all'attività vesuviana del 505-512. Prima dell'eruzione di Pollena, la villa ha conosciuto il suo parziale declino e una parte del sito viene adibita a cimitero infantile. Il sito presenta tracce di frequentazione dopo l'eruzione, infatti la cisterna viene svuotata del materiale vulcanico risalente all'eruzione del 472. Viene utilizzato il secondo piano, costruito un forno e il muro viene spogliato dai laterizi. Dopo l'eruzione del 505-512, il sito viene definitivamente abbandonato. Sono stati riportati alla luce anche 10 ambienti termali. Il primo ambiente da est è probabilmente il Frigidarium, un tempo voltato a botte. A nord poi c'è il Tepidarium di forma rettangolare, dove sono stati rinvenuti i tubuli lungo i muri ed il pavimento con ipocausto. Segue poi il Calidarium, con annesso Prefurnium, coperto da una piattaforma la cui funzione è probabilmente quella di bollitore metallico. Inoltre sono stati rinvenuti 4 ambienti legati alla zona termale, 2 con prefugna, uno presente una cisterna e l'altro un deposito. Analisi dei resti umani. La prima sepoltura si trova presso la soglia dell'ambiente F. È infatti tra un ambiente ed un altro, ma ideologicamente indica il passaggio dalla vita terrenea a quella ultraterrenea. Il soggetto è un bambino di circa 6 anni, già citato precedentemente, che reca come un corredo una siliqua dell'imperatore Marciano e un pasto costituito da resti animali. Questa inoltre è l'unica sepoltura che presenta il rito alimentare. La morte è probabilmente dovuta ad una patologia legata al mascellare superiore, che può degenerare soprattutto nei bambini. Sono state recuperate le sepolture di 2 neonati, uno di sesso maschile morto tra i 4 e i 5 mesi, l'altro di sesso femminile morto tra la nascita e i 2 mesi. Una mandibola di un adolescente di sesso maschile di età compresa tra i 12 e i 13 anni ed un osso adulto. Per quanto riguarda l'adulto, si può individuare il sesso maschile e l'età della morte, compresa tra i 40 e i 45 anni. Le inserzioni muscolari sulle ossa, inoltre, mostrano una corporatura possente, ma l'individuo era soggetto a lavori di braccia che non andavano ad intaccare le spalle, in quanto la colonna vertebrale non mostra marcati sforzi. State rinvenute ossa rimaneggiate. Possiamo ricondurre ciò alla nuova concezione della sepoltura, per cui, per dare pace alle ossa e per attenersi alle credenze legate al culto dei morti, è stato raccolto materiale dai siti adiacenti, incorrendo in sepolture più antiche. Quindi si tratterebbe della nuova consacrazione della zona ad area sacra. In particolare, una parte del sito di Pollena, nel periodo precedente all'eruzione del 472, era stata adibito ad uso funerario, soprattutto per i bambini. Nel 2010 sono state scoperte 2 sepolture posizionate a meno di un metro di distanza l'una dall'altra, disposti in direzione ovest-est. I soggetti sono entrambi di sesso maschile e di età compresa tra la nascita ed i 2 mesi di vita. Era in uso per i bambini morti prematuramente l'esclusione dalla zona in cui venivano seppelliti gli altri defunti. C'era la volontà di preservare il corpo, perciò gli infanti erano spesso seppelliti all'interno di anfore, le quali rappresentavano metaforicamente il ventre materno. Nel 2011 sono stati portati alla luce resti di tegole per la sepoltura di un corpo di sesso femminile di circa 15 anni.